Direttore, presidente e tutto il consiglio di amministrazione della Vibanca di San Pietro in Vincio hanno fatto visita al centro dell'Associazione Pistoiese per la Riabilitazione a Marina di Massa, in località Ronchi. L'Istituto di Credito ha voluto programmare infatti il consiglio di amministrazione nella sede di Ronchi per conoscere e toccare con mano il lavoro e le attività dei volontari, dei professionisti e delle tante persone che ogni giorno lavorano con i ragazzi diversamente abili. Sono stati proprio i ragazzi della PR a descrivere la struttura ai consiglieri, passando di stanza in stanza, da dove si disegna a dove si fa riabilitazione, lo spazio per pranzare e quello dove ci si svaga tutti insieme. Massimiliano, è raro che da queste parti passino dei consiglieri di una banca anche importante. Ti pare una cosa un po' strana? Sì, molto. Molto strana. Sì, molto. Sappi che è la prima volta che si vedono gente, uomini che hanno... carattere, soldi, che vita nella loro vita. Capito? Sì. E allora, ma anche per voi immagino giornata insolita. Che cosa vi è parso di una giornata come questa? Sentiamo un po' di impressioni. Ma le impressioni sono quelle di scoprire delle realtà delle quali spesso si sente parlare ma non si ha la percezione se non venendo. Quindi questa è una situazione che noi riempie d'orgoglio aver potuto dare una mano. Toccare con mano queste realtà, ripeto, a volte supera l'immaginazione, perché dall'esterno non si percepisce il lavoro di tutti questi, di tutte queste persone, volontari, professionisti, e vedere questi ragazzi qua, francamente, che portano grandi disagi, vederli col sorriso è una esperienza incredibile. Ma sicuramente è un respirare tutta un'altra aria, perché non è solo una questione di numeri, è anche questione di persone e persone, quindi anche lasciando i numeri, pensando solo alle persone, le persone che si possono incontrare in queste occasioni sono sicuramente persone che socializzano moltissimo e hanno anche molta più affettuosità di tante altre persone che frequentiamo tutti i giorni. Sicuramente ha un valore diverso. La nostra banca ha appunto, come diceva bene lei, una vocazione e un'attenzione particolare al sociale, ma un conto è farlo in modo astratto da un ufficio e un conto è venire sul posto, sul campo e rendersene conto. E oltre a noi sarebbe opportuno che ci venissero tante altre persone a toccare con mano. È stato per questo che abbiamo con piacere previsto di fare un consiglio di amministrazione qui, perché così in questo modo abbiamo portato con noi tutti i consiglieri, il collegio sindacale, alcuni dipendenti, in modo proprio che si rendessero conto di cosa vuol dire, di che cos'è l'attività che fa la PR. Direttore, che importanza hanno questi momenti in cui la città si incontra con la PR? Ma io credo siano fondamentali sia per la nostra attività sia per la città. Cioè noi riusciamo a migliorarci, a far vedere il nostro lavoro, a far vedere i nostri professionisti, i nostri ambienti. La città forse capisce che c'è, come dire, qualcosa di vero, qualcosa di tangibile, qualcosa che va molto al di là forse anche delle parole che possiamo scrivere, delle parole che possiamo dire. C'è una realtà fatta di professionisti, fatta di strutture, fatta di volontari, fatta di persone che vivono in questo mondo, che è il mondo dell'handicap, che è un mondo sfaccettato, no? Pieno di risorse e di aspetti anche inconsueti.